Ciao a tutti, io sono Nico. Io sono Mike. E questo è NM Kicks. I got broads in Atlanta. Switch to the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Oggi siamo tornati con un video che ci avete chiesto in molti. Infatti oggi vi porteremo la nostra top 5 delle sneaker sotto i 100 euro. Non tutte queste sneaker sono a prezzo retail sotto i 100 euro, ma ci si avvicinano, li sorpassano di poco. Però in periodi come questo, ad esempio d'estate, dove ci sono molti saldi in moltissimi siti, li potete trovare a dei prezzi veramente molto buoni. E inoltre questa lista non ha nessun ordine particolare, sono semplicemente le 5 sneaker che troviamo siano, diciamo, più convenienti nel loro rapporto qualità-prezzo. Partiamo con una sneaker che non invecchia mai nonostante passino le stagioni, ovvero le Chuck Taylor, che però recentemente, dopo l'arrivo di Nike, sono state rinnovate soprattutto nel sistema di ammortizzamento. Già a prezzo di retail, sia la versione bassa che la versione alta vengono meno di 100 euro. Infatti la versione alta viene 85 e quella bassa 75. Ma adesso che ci sono appunto questi sconti, potete trovare entrambe le versioni sotto i 50 euro. E quindi per una scarpa come l'All Star, cioè, vi portate a casa per un prezzo così basso sia un look classico che un sistema di ammortizzamenti Lunarlon, che è molto buono. La prossima sneaker, che in realtà non è una sneaker ma è proprio un brand, è la Vans. Infatti praticamente tutti i modelli di Vans classici sono sotto i 100 euro e se si è abbastanza attenti alle news si può riuscire a comprare una collaborazione di Vans con qualche altro brand ad un prezzo veramente super conveniente per una sneaker così limitata, e quindi è abbastanza rara questa cosa. E infatti potete andare con qualsiasi tipo di silhouette, la Vans Authentic, una semplice slip-on, oppure le old school o le skate high, e tutte queste sono sotto i 100 euro. Della prossima sneaker vi abbiamo parlato anche in un video fatto all'inizio di quest'estate, ovvero le Nike Air Presto. Infatti le Nike Air Presto, oltre a essere una sneaker che comunque va benissimo per l'estate, è anche una sneaker che quando ci sono i saldi viene scontata veramente tantissimo, e guardando in giro un po' online le ho trovate addirittura sui 60 euro. È comunque una sneaker che a retail price si aggira sui 120. E comunque le Air Presto sono una sneaker veramente classica per Nike e sono anche molto comode. Per adesso vi abbiamo parlato di scarpe comunque classiche, comunque che ci sono nello sneaker game da molto, ma la prossima sneaker è appunto una sneaker completamente nuova uscita quest'anno, ovvero le Pure Boost 2.0. Le Pure Boost si possono definire come le sorelle minori delle Ultra Boost, ovvero cercano di offrire lo stesso tipo di comfort con più o meno lo stesso setup Boost e una tomaia molto morbida, e seppure non arrivano proprio agli stessi livelli delle Ultra Boost, comunque ci vanno molto vicini, e per un prezzo sotto i 100 euro sono sicuramente una scarpa azzeccata. La nostra ultima sneaker è una scarpa che fino all'anno scorso ha dominato lo sneaker game e forse però in quest'ultimo anno è passata un po' in secondo piano: l'NMD XR1. L'NMD XR1 sono una sneaker comunque che offre un look forse un po' diverso dalle NMD originali, ma che comunque grazie ai materiali utilizzati, ovvero mesh per la tomaia e boost per la midsole, riescono a dare comunque lo stesso comfort offerto dalla sua versione precedente. E comunque dobbiamo dire che molte colorway delle XR1 sono state sempre azzeccate e veramente clean. Noi vi abbiamo portato le nostre 5 sneaker preferite che abbiamo trovato in giro per il web. Però la vera cosa bella dello sneaker game, oltre a comprare sneaker, è cercare sneaker. Quindi vi consigliamo di andare attraverso moltissimi siti web, confrontare tutte le offerte tra loro e comunque continuare ad andare avanti così finché non trovate la sneaker giusta per voi. E infatti nella descrizione di questo video non vi lasceremo dei link specifici per queste sneaker, ma vi lasciamo comunque 4 o 5 link di alcuni siti che secondo noi fanno apposta per voi, dove potete trovare la scarpa che fa per voi. Grazie per aver guardato questo nostro video. Scriveteci nei commenti se volete qualche altra top 10 o top 5 su qualche altra categoria di sneaker, e speriamo abbiate potuto apprezzarlo. Niente, vi ricordo di seguirci su Instagram, link è qui sotto, e vi ricordo che siamo su NM Kicks. Ciao a tutti!